giungono nuove ed importanti notizie a proposito dell'ultima registrazione di Amici 23 di Maria De Filippi che ha avuto luogo nella giornata di ieri. Dalla scorsa settimana è ufficialmente iniziato l'atteso, e ambito, serale. Dopo l'eliminazione sorpresa di Aile e poi di Kumo, l'altro eliminato poi avvisato fuori dalla scuola. Non solo perché ci sarebbero stati attimi di paura a causa di un incidente. Pericolo per l'ex concorrente. Naturalmente per il momento queste anticipazioni non possono essere certe al 100%, sono indiscrezioni ma troveranno molto presto conferma o smentita. A fornire questi aggiornamenti sono come al solito dei fan di Amici 23 che era in studio durante le riprese. La sfida tra una ragazza ed un ragazzo. Chi ha perso tra loro e soprattutto chi è che ha rischiato di farsi male a causa di un brutto incidente in studio. È shock. Amici 23, chi lascia il talent di Maria. Nessuno si sarebbe aspettato l'eliminazione shock di Aile. Poi l'ardua sentenza è toccata anche a Kumo e ieri pomeriggio, a quanto pare anche ad un altro dei loro ex compagni di avventura. Sia per Amici News e Super Guida TV le manche della serata sono state tre. Pettinelli, Todaro e Cuccarini e Manuello per primi, nominati Sara, Lucia e Nicolas e il primo a uscire è stato l'ultimo. Dopo il turno della seconda manche. Dopo è toccato a Pettinelli, Todaro contro Zerbi, Celentano e si sono sfidati Gaia, Ligioli e Giovanni. Lui l'eliminato provvisorio. Poi, al momento della terza, manche tra Zerbi, Celentano e Cuccarini e Manuello è toccato mettere alla prova Holden, Dustin e Marisolle, lei, è stata nominata eliminata provvisoria. Infine quest'ultima si è sfidata con Giovanni che sarebbe stato eliminato ed avvisato mentre usciva dagli studi. Sarà vero? Anche di Novella 2000 sostiene di sì. Paura rientrata, invece, per Mattia Zenzola, che è stato ospite speciale della puntata e avrebbe rischiato di ferirsi a causa un pezzo di pavimento, in vetro, rotto.